Abbiamo realizzato una serie di interviste con l'avvocato Gian Domenico Pilolli, candidato al Consiglio regionale pugliese con Fratelli d'Italia a sostegno di Fitto Presidente. Una serie di interviste su tematiche ovviamente di ambito di respiro regionale. Ora è il momento dell'appello al voto. Pilolli, immagini di avere dinanzi a sé ogni suo potenziale elettore di Taranto e della sua provincia. Cosa si sente di dire per conquistare la fiducia e per far sì che possa scrivere, possa barrare il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivere accanto il suo nome, Pilolli? Io credo che per poter arrivare a dare un contributo alla crescita di questa provincia occorra avere una esperienza specifica amministrativa. Credo di averla maturata nel corso degli anni da amministratore locale, da professionista che si è interessato della gestione della cosa pubblica e che oggi può essere un valore aggiunto nella gestione delle problematiche della nostra provincia. Penso che il primo intervento sia proprio essere di ausilio nel cercare di rendere più snella la macchina amministrativa regionale. Il mio intervento sarà nel cercare di dare voce alle tante eccellenze sanitarie che sono nel nostro territorio, ridando fiducia, cercando di portare i finanziamenti nella nostra provincia e soprattutto a quelle persone che ho incontrato e che continuo a incontrare in questi giorni, penso ai nostri agricoltori, ascoltarli e renderli partecipe della macchina amministrativa regionale, insieme a loro, insieme ai loro tecnici, scrivere quello di cui hanno bisogno, diminuire i costi della gestione delle loro attività, perché dobbiamo rendere la concorrenza meno difficile rispetto a altri paesi europei che hanno dei costi minori per la produzione dei beni primari. Credo che le caratteristiche che un consigliere regionale debba avere sono proprio quelle di essere persona competente e soprattutto che conosce i problemi di questo, che vive e conosce i problemi di questo territorio. Io credo di aver maturato questa esperienza, mi presento ovviamente al cospetto degli elettori e il giudizio di tutti sarà certamente sovrano, perché noi come caratteristica rispettiamo sempre la sovranità che dovrebbe appartenere al popolo e credo che anche a livello nazionale dovrebbe essere chiamato al voto.